Sì, mi occupo di politica, ma mica a tempo pieno. Siete stati voi a convincermi, quando vi ho conosciuti a Santiago. Mariana, eh? No, sei tu che mi hai convinto invece. Io? Parlo così poco. Agisci. Invece qui solo chiacchiere, polemiche, risse. E poi solo questioni di soldi. È normale, quelle ci sono sempre. L'importante è che sia solo uno a comandare. Eh no, qui ognuno dice la sua. A parole sembra che tutti sappiano come agire, ma sono mesi e mesi che giriamo a vuoto. Quello che vuoi fare tu, invece, è molto concreto. Mi va bene. Io però non so cosa ne penseranno gli altri. È un periodo in cui sono molto polemici quei cileni. Aspettatelo alla riunione. Sono diventati filocastristi. Non ci scherzare. Troverai resistenza. Oltretutto l'FBI gli sta addosso. Lo sai che si sono fatti trovare con un paio di bazooka davanti alla sede dell'ONU? E togli questa cuffia. Allora, che punto siamo? Gliel'ho già spiegato. La pistola non è sicura. L'abbiamo capito con quel cileno democristiano che hai tentato di far fuori a Roma e che adesso fa politica più di prima. A favore dei rossi, naturalmente. Non credo che Michael abbia mai parlato di pistola. Comunque la tua proposta non mi sta bene. È troppo difficile organizzare un incidente. Che sembri proprio un incidente, voglio dire. Perché dovrebbe sembrare un incidente? Perché non...